in collaborazione con Centurion Payroll Service SRL, il payroll outsourcing a servizio della tua azienda. Cari telespettatori, buonasera e benvenuti a Forum Imprese. Stasera parleremo di tematiche care alla stragrande maggioranza delle aziende e in particolare parleremo di formazione di welfare insieme agli ospiti di stasera che adesso vado a presentarvi. Abbiamo il piacere di ospitare il dottor Paolo Citterio, presidente di GDP, un'associazione che raggruppa i direttori del personale. Grazie. Ospitiamo il dottor Antonio Limardi, direttore del personale dell'ospedale San Raffaele, che tutti voi conoscete. E ospitiamo, abbiamo anzi il graditissimo ritorno, della dottoressa Paola Boromei, con una R sola, e HR manager di SNAM. Buonasera. Buonasera, grazie. Allora, buonasera, dottor Citterio. Stasera vogliamo parlare di formazione. Chiesto al presidente dell'Associazione Nazionale dei Direttori del Personale, quale importanza e quale impatto ha sulla gestione del personale nelle diverse aziende il discorso della formazione? Ma direi che è vitale perché aiuta non le imprese ma i giovani generalmente e anche qualcuno più maturo ad informarsi continuamente sulle aree che seguono, no? Allora, se sei uno dei giovani tipo quelli che hai tu, così è chiaro che farei in modo di formarli sull'area lavoro, ma se un altro invece è nell'area, non so, della logistica oppure industriale, loro fanno un corso nell'ambito aziendale e quindi noi sappiamo cosa fanno loro, no? E perché ci siamo, paghiamo, e quindi è importantissima. E infatti i risultati si vedono quando uno comincia a fare carriera. In che senso fa carriera? Beh, è stato formato, e allora io che sono il direttore personale vedo che manca qualcuno là e lui ha fatto la formazione prima e io lo inserisco all'interno. E poi devo dire che anche i contratti nazionali prevedono delle aree di formazione a seconda dei contratti meccanici, commercio e cose del genere. E quindi questo è ben voluto anche dal nostro Stato perché aiuta i giovani, i meno giovani, a fare il salto. Ecco. Sì, quindi il sapere, l'apprendere delle tecniche permettono al lavoratore di affrontare meglio le mansioni che deve andare a svolgere. Che cosa fa SNAM in particolare per la formazione del proprio personale? SNAM innanzitutto è la prima utility del gas in Europa, è una società il cui business consiste sostanzialmente nel trasporto del gas, nello stoccaggio, nella rigassificazione e gioca un ruolo da protagonista nella transizione energetica attraverso tre ambiti di attività, quindi tutto quello che riguarda il gas rinnovabile che va dal biometano all'idrogeno, le attività inerenti alla mobilità sostenibile, quindi l'autotrazione via mare e via terra e poi l'efficienza energetica che è un tema che ci riguarda da vicino anche a livello residenziale. Capitalizziamo circa 16 miliardi in borsa, siamo una società che impiega circa 3.000 dipendenti in Italia, ma offre lavoro a 17.000 persone lungo tutta la filiera delle nostre attività dell'indotto. Investiamo all'estero, quest'anno abbiamo aperto tre nuovi uffici, uno in Grecia, uno in Albania e uno in Cina, quindi siamo in una fase di forte espansione a livello internazionale. Che cos'è per noi la formazione? Allora, sicuramente è un pilastro strategico sia a livello di accompagnamento appunto del business che delle nostre persone. Noi abbiamo creato circa un anno fa un'academy interna che si chiama SNAM Institute che eroga circa 20.000 ore di formazione all'anno che si rivolge ai dipendenti di SNAM ma non solo, quindi è un vero centro di competenza che offre servizi anche fuori dalla società e che investe sostanzialmente su tre ambiti, quindi un ambito di competenza tecnica, quindi legata a tutti i mestieri appunto che sono contenuti all'interno dei nostri job in SNAM, un ambito che riguarda tutta la formazione ai temi del digitale e dell'innovazione e poi una dimensione invece tutta dedicata al
come poter operare al meglio, quindi la dimensione manageriale, dove appunto anche la modalità di erogazione dei corsi è molto diversa, quindi si passa dalla classica erogazione appunto in aula fino alle biblioteche digitali, dove le persone scelgono i contenuti concordemente con esigenze condivise con i capi, fino a benchmark con società esterne che possono essere società del mondo dell'energia ma anche di altri settori. Benissimo, e invece l'ospedale San Raffaele per la formazione avrà tantissime attività? Ma, sì, direi fondamentalmente ci sono tre tipi di attività. Sì. Un primo tipo di attività è proprio connaturato con la nostra mission istituzionale, che è quella di essere un centro di ricerca e un centro di formazione dei professionisti. È importante che i medici e gli infermieri, durante la formazione, fin dai primi giorni, possano accedere al reparto, ai servizi e poter dialogare, ovviamente non curare in questo caso, ma vedere come si può curare e assistere il paziente. Noi lo facciamo da subito. Abbiamo al nostro interno la facoltà di medicina, sia in italiano che in inglese. Moltissime persone arrivano dall'estero per studiare. È molto ambita la vostra facoltà, se mi sente ambita, parlare sempre. Assolutamente, molto, molto costosa, ambita. Ma ottima. Si autofinanzia ovviamente. È molto ambita, dato noi cerchiamo di allargare il numero dei posti, ma il numero di posti è soggetto a pianificazione. Tra l'altro la buona notizia è che per il futuro, sia che parliamo di medici, sia che parliamo di infermieri o altri professionisti, c'è un grande bisogno di profili sanitari, con delle linee di tendenza che stanno però un po' cambiando rispetto al passato, e stanno cambiando in maniera radicale, perché la ricerca avanza e si stima che ogni 3 anni raddoppino le conoscenze in ambito sanitario. Comunque la nostra prima mission è supportare i medici, gli infermieri, i fisioterapisti, gli igienisti dentali, i dentisti del futuro. Da subito in reparto, questa è la nostra ricetta. Il secondo tema invece è un po' una formazione che abbiamo un po' come tutte le aziende, ed è la formazione rivolta invece a chi ha già avuto un attestato, chi è già iscritto in ordine. Peraltro da quest'anno gli infermieri, i terapisti di riabilitazione e i tecnici sono tutti, ora si devono iscrivere a un ordine, è una grande conquista in termini di salute, in termini di possibilità di controllare che effettivamente un professionista abbia i titoli. Ecco, questa seconda attività è un'attività importante, in ambito sanitario ha un nome strano, si chiama ECM, che sta per Educazione Continua in Medicina. Fondamentalmente c'è un numero programmato di ore da dedicare ogni anno all'attività di formazione, e alcuni soggetti che hanno particolari caratteristiche vengono definiti provider, cioè fornitori di cosiddetti crediti formativi, possono ovviamente effettuare, e noi siamo uno dei maggiori operatori all'interno del sistema sanitario regionale lombardo su questo. La terza area invece è quella in cui ci si apre anche al mondo di chi ancora non è formato o non si sta formando, ma in qualche maniera vuole imparare a conoscere, no? Il mondo delle imprese, che sono i programmi di alternanza scuola-lavoro, che anche questi cerchiamo di fare con una certa importanza. Abbiamo avuto l'anno scorso circa 400 iscritti a questo programma. Bene, cosa ne pensi? Una domanda? Sì, ci mancherebbe. Tu sai che io sono un vostro cliente affezionato. Per prevenire sempre. E ogni tanto vado in un altro ospedale vicino a casa, sì, dove la gestione è completamente affidata, a parte qualche primario, a donne. Ma sai come mi sento bene io? Gentilissime, ti aiutano a prendere il coso per arrivare prima, una cosa, quella gentilissima. E allora ho domandato al direttore personale, ma come mai, perché non è così da tutte le parti, come mai voi siete così, sono così gentili queste signore, veramente, devo dire, anche mia moglie che
le donne non è che... No, no, Paolo, hai ragione, sono molto gentili. E allora mi ha spiegato che loro fanno un corso di formazione proprio per l'accoglimento dell'utenza. Ecco, e quindi... Ecco, per questo è una domanda mia così. Per quanto riguarda invece l'alternanza scuola-lavoro, devo dire che io sono rimasto molto deluso dall'ultima disposizione che prevede un rallentamento dell'alternanza scuola-lavoro. Prima era più, non voglio dire gonfiato, ma più rilevante. Adesso è un po' diminuito. È un errore perché le imprese si trovano a conoscere dei giovani magari periti che non si trovano in giro, perché noi abbiamo 80.000 periti industriali, meccanici, chimici, e la Germania ne ha 800.000. E quindi quei pochi che ci sono, in più gli dai una formazione aziendale, ma è il massimo, trovano da voi magari qualcuno, ma trovano subito l'impiego. Quindi per me l'alternanza scuola-lavoro, devo dire, è un beneficio per tutti i giovani. Certo che per i professori che li devono seguire, per l'azienda dove fanno l'alternanza scuola-lavoro è un po' di tempo, non voglio dire buttato via, però per adeguarsi, ecco. Ma è eccezionale. Comunque, se posso rispondere alla domanda, sì, certo. Noi abbiamo appena varato all'interno di un'alleanza di ospedali universitari europei un programma che mira in campo sanitario e di ricerca a realizzare veramente l'effettiva possibilità di pari opportunità, quindi non di pari trattamento, ma di pari opportunità tra uomini e donne. Benissimo, ottimo. E con questa importante informazione diamo lo spazio alla pubblicità. Ecco, cari telespettatori, riprendiamo la nostra trasmissione. Parlavamo con Antonio Limardi di queste pari opportunità che avete creato tra uomini e donne in relazione a questa iniziativa di cui parlavamo prima dell'intervallo pubblicitario. Sì. Ma allora, la premessa è che in campo sanitario abbiamo una fortissima incidenza, no, delle donne, attorno all'80%. Però noi vorremmo affiancare a questa, ovviamente, incidenza numerica anche una pari incidenza di opportunità. E abbiamo deciso di farlo insieme ad altri ospedali europei, in questo momento a Val d'Hebron, cioè Catalogna, e a Vienna. E quindi andiamo insieme a questi ospedali andare a misurare se effettivamente esistono differenze retributive, e anche prevediamo degli sportelli di ascolto anche per situazioni che si possono implementare e risolvere, evidentemente, perché comunque ci possono essere anche tematiche da affrontare. La cosa interessante è che in prospettiva l'Unione Europea chiederà prima agli enti di ricerca, ma poi sempre più anche alle aziende, di rispettare questi requisiti. Hanno creato un ufficio in Lituania proprio per questo. No, ma pensa, incredibile. Ecco, ISNAM, in merito all'alternanza scuola-lavoro, quali progetti ha? Allora, noi continuiamo ad investire tanto in generale sulla scuola, sulla formazione appunto dei ragazzi e degli studenti, anche perché abbiamo un tasso di assunzioni che viaggia intorno al 10-15% del nostro organico, quindi sicuramente avendo molte necessità di inserimento, appunto dobbiamo investire in formazione. L'alternanza scuola-lavoro per noi continua ad essere uno dei capisaldi della strategia di recruiting, quindi andiamo in una decina di scuole, investiamo molto al nord ma anche al centro-sud. Abbiamo in questo momento con l'alternanza scuola-lavoro coinvolto circa 750 studenti. L'anno scorso hanno svolto questi ragazzi più di 40 tirocini all'interno e circa un terzo poi è stato assunto, quindi i razionali sono anche molto elevati. Quest'anno abbiamo lanciato invece un programma a cui teniamo moltissimo ugualmente, che si chiama Fare Scuola, che in pratica è lo stesso concetto dell'alternanza scuola-lavoro ma a paradigma rovesciato. Quindi in aula non ci sono gli studenti, ci sono i docenti, quindi siamo partiti con i presidi, i direttori scolastici,
i docenti, che in questo momento sono circa 150 da diversi istituti italiani, istituti tecnici, licei, scuole medie, proprio per sensibilizzarli a come favorire al meglio l'orientamento al lavoro per i giovani. Siamo partiti con un approccio di ascolto, quindi chiedendo a loro le necessità di cui effettivamente avessero bisogno all'interno della scuola. Abbiamo fatto moltissime scoperte, anche solo ci hanno chiesto di imparare a lavorare in gruppo, quindi in maniera più integrata tra diversi docenti. Ed è un'esperienza effettivamente molto arricchente per noi, ma molto arricchente per il sistema. Adesso stiamo ragionando appunto a livello istituzionale con il MIUR in particolare, con il Ministero dell'Istruzione, per davvero rendere sistemico questo programma. Bene, molto bene quindi. E il nostro welfare, ne parliamo spesso di welfare, il welfare è un altro motivo di aggregazione, di fidelizzazione. Di engagement per le persone che sono in azienda. E che noi non vogliamo perdere, certo. Perché dopo aver investito su di loro e averli formati, se vanno via è un bel problema. E poi quando vanno via, tante volte, se non hai fatto un accordo particolare, possono andare anche la concorrenza. E invece il welfare aziendale è il modo migliore per trattenerli. Adesso c'è una... La Lega sta puntando sul ministro Fontana, che è il ministro per la famiglia, per aumentare l'importo di 80 milioni, il che non è male, perché il discorso degli asili nido gratuiti, tutte queste cose è importante. Però voglio dire, per quanto attiene proprio al welfare, ci sono modi che non si possono neanche numerare e nominare, tanti sono e tanti ne stanno inventando. Questo, quello che va molto e che abbiamo visto anche in un'altra trasmissione con la dottoressa, è il welfare salute. E perché? Perché non azzera, ma diminuisce di moltissimo quelli che sono i costi per le spese odontoiatriche in particolare, per gli ospedali e cose del genere. E tu hai conosciuto cosa fanno gli altri e devo dire che queste organizzazioni si muovono su tutto il territorio nazionale facendo degli accordi. E i dipendenti, i collaboratori sono veramente contenti perché entra tutta la famiglia in questo ambito. Eh certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, colgo l'occasione per comunicare ai telespettatori che ci stanno guardando che il nostro sponsor, che è Centurion Payroll Service, ha recentemente creato Centurion Welfare. Quindi sì, mi preme dare questa informazione. Allora, sapevo io. Ecco, e il San Raffaele immagino che abbia dei piani di welfare molto particolari. Sì, noi ovviamente entriamo a due titoli, no? Sia come soggetto erogatore, e volevo riprendere prima quello che diceva il dottor Citterio, no? Allora, volevo proprio fare un esempio numerico. Numerico. In Italia siamo circa in 60 milioni. Sì. Per la sanità pubblica si spendono circa 115 miliardi di euro, il che vuol dire che si spende mediamente meno di 2.000 euro a cittadino. È un valore estremamente contenuto e assolutamente non paragonabile a quello degli altri paesi europei, che normalmente viaggiano su 3.000 o 4.000 euro a cittadino. Fatto delle verifiche che hai fatto. Assolutamente, abbiamo fatto delle verifiche, ovviamente sia in termini macroeconomici, ma anche delle verifiche puntuali, confrontandoci anche con gli altri grandi ospedali universitari. Quindi, poiché la torta si restringe, è assolutamente importante cercare di trovare dei programmi che possano supportare le famiglie. Però sfido chiunque con 2.000 euro all'anno ad avere quello che abbiamo noi. Quindi dobbiamo anche essere fieri in qualche maniera del nostro sistema. Indubbiamente, perché è uno dei migliori al mondo, no? Assolutamente. A questo proposito, come San Raffaele, voi siete abituati a fare dei confronti internazionali con le altre strutture sanitarie degli altri paesi. Ecco, quali sono i risultati di questi confronti? Sì, ma direi che sono interessanti, no? Allora, per certi aspetti, come dire, se si va a confrontare le attività
in ambito europeo si esce anche abbastanza confortati, no? Perché il livello di cose qualitativo e quantitativo che si fanno in Italia sono assolutamente paragonabili, anzi direi che noi siamo tra quelli che fanno più cose in relazione alle persone che abbiamo. In tutti i paesi europei inizia ad esserci, qualcuno di più, qualcuno di meno, ma una forte carenza di medici. Lo diciamo alle famiglie, investire adesso in un'educazione per diventare domani un medico è un'assicurazione, oltre che ad essere una missione. Ma c'è anche il numero chiuso. Infatti lo il problema è che il numero chiuso blocca e le molte università sarebbero pronte a ovviamente investire, ma c'è un problema di programmazione su cui già si sta facendo qualcosa, ma rischiamo di dover, tra virgolette, importare medici dall'estero, cosa infatti che già avviene in altri paesi, in Germania, in Inghilterra, in Austria c'è una fortissima percentuale di medici che viene dall'estero. Altri studi dicono che esiste una carenza di medici, di infermieri e di tecnici sanitari. Questo è sicuramente vero per Francia, Germania, Inghilterra, tutto il Benelux e tutta la Scandinavia, è un pochino meno vero per i paesi del sud Europa. Da noi in realtà ci sarebbe bisogno di tanti professionisti in più, non è detto che le risorse del sistema consentano di assumerli alla fine, di sostenerne il costo. Però in generale diciamo che la carriera in ambito sanitario dovrebbe essere una garanzia. Beh, oggi va moltissimo. Se posso aggiungere un commento a quello che si diceva prima sul welfare, perché Paolo diceva una grande leva di engagement per i dipendenti, verissimo. Devo dire che è anche una forte leva di attrazione per gli studenti, perché a parità di merito appunto tra aziende grandi e strutturate, quelle che hanno dei programmi di welfare più evoluti, anche di flessibilità del lavoro, di smart working, la possibilità appunto di lavorare da remoto, sicuramente sono più vincenti sul mercato. Perché poi, quindi, dottoressa, lo dicono, no? Quelli che lo che dicono, fanno, lo esprimono nelle indagini di clima, poi all'interno è un aspetto molto premiante. SNAM ad esempio ha puntato su due ambiti in particolare di investimento, uno sulla cultura tecnologica, coinvolgendo anche i figli dei dipendenti, quindi con programmi di educazione digitale, di coding generation, che magari per noi sono concetti ancora un po' così lontani, no? Dalla nostra cultura di origine, eccetera, quindi dobbiamo imparare. I giovani di oggi sono sicuramente molto più familiari con questi temi, però il fatto che poi l'azienda appunto investa anche in formazione per i dipendenti, per le loro famiglie, per i figli, è un grande valore. E il secondo aspetto invece è il welfare di comunità, perché abbiamo visto che per le persone questo valore anche sociale dell'azienda, della sostenibilità, del restituire tutto sommato investimenti alla comunità, anche solo di tempo, del proprio tempo lavoro speso ad aiutare il terzo settore, è un fortissimo valore. Quindi noi abbiamo adottato alcuni quartieri, ad esempio a Milano il quartiere del Corvetto, abbiamo lanciato dei programmi di volontariato d'impresa, quindi tu dipendente puoi segnalare un'associazione di volontariato in cui ti piacerebbe passare del tempo per aiutare appunto con le tue competenze, e l'azienda ti regala una giornata di lavoro in un periodo ovviamente scelto dell'anno in cui hai una giornata a disposizione da spendere appunto in queste associazioni. Abbiamo ancora pochi secondi alla chiusura. Strategia People rientra in questo? Sì, in questo... Allora, assolutamente sì, rientrano un po' tutte le cose che abbiamo detto. Noi diciamo sempre che ci piace sviluppare imprenditorialità, quindi abbiamo puntato moltissimo sui valori, anche un po' per ricostituire un'identità aziendale molto così caratterizzante, quindi programmi di flessibilità appunto del lavoro, ma anche di organizzazione del lavoro. Abbiamo ridotto i livelli gerarchici per accorciare la catena delle decisioni e portare anche le ultime linee ad essere partecipi. Grazie infinite, ritorneremo a parlare di queste importanti tematiche in altre trasmissioni. Saluto i telespettatori, ringrazio gli ospiti di stasera. Grazie a voi. In collaborazione con Centurion Payroll Service SRL, il payroll outsourcing al servizio della tua azienda.